o Perez o chi era quell'altro, manco mi ricordo come Emerson si chiama, e comunque sono in Palmieri. apprensione. Porti centrali ce l'hanno buoni, ma esterni sono solo d'attacco pure i difensori. Ma io, scusa Andrea, dimmi. No, lo scorso anno andammo in difficoltà con diciamo, la sponda di Dzeko che scende di 20 metri, appoggia per i centrocampisti e attaccano i laterali destro o sinistra. Questo è stato un gioco loro fatto alla perfezione l'altro anno contro di noi, e credo che poi l'abbiano fatto per tutta la stagione. Il Era il mister deve centrale stare d'altro anno. attento a questo. Beh, Era il Andrea, centrale d'altro anno. Andrea, l'altro anno comunque sia, sono stati comunque due derby particolari. Nel senso, l'andata, secondo me, senza quel calcio di rigore iniziale, la Roma fa più fatica rispetto a poi magari lo vince ugualmente. Però, secondo me, quel rigore fu molto decisivo per l'andamento della gara. Mentre il ritorno era una Lazio Non fa praticamente. testo, secondo me. Infatti, la Non Lazio fa testo. completamente allo sbando, con un tecnico completamente allo sbando, e la Roma ha Sì, ma potuto. i movimenti sono quelli però. Il Magnano viaggiava per conto suo, Maurizio non era l'altezza di Wallace, Otte pure non era. Esatto. È tutta un'altra squadra. Esattamente, ma invece una cosa che notavo io, poi non so se ci hai fatto caso pure tu, Andrea. È una squadra, la Roma gioca molto lunga, molto distante nei reparti. Cioè, io vedevo magari tra difesa, centrocampo e tre quarti attacco 10-20 metri di distanza. Cioè, e la Lazio gli piace giocare tra le linee, ma è una squadra abbastanza corta e fisicamente e atleticamente è abbastanza difficile da affrontare. Cioè, secondo me può essere quella Ma una quello muore chiave che gioca così importante. per creare spazi a Salah. Forza. Appunto, per questo io ti dico, se questa può essere una chiave di lettura, quella del mister, per mettere in difficoltà la Roma, loro giocano esclusivamente sui guizzi in velocità di Salah, al di là delle individualità di Perotti o della finalizzazione di Dzeko. Loro giocano molto su queste ripartenze, su questo lancio sulla velocità di Salah, ma. Hanno passaggi stretti a centrocampo e Però scambi in sono. velocità e lancio in profondità per lui. Bisogna stare attenti lì in mezzo, il centrocampo sarà decisivo. Però sono molto statici loro nella fase centrale della squadra. Cioè, Rudiger e Fazio e De Rossi e Strootman sono un asse centrale abbastanza lenta, diciamo. Beh, domenica giocherà Manolas. Sì. Ok, Manolas pure non. Beh, Vai. no. Manolas e Beh, Rudiger sì. con Immobili non mi dispiace comunque. Manolas è un grandissimo giocatore sicuramente. Io credo che tanto dipenda pure dal risultato di sabato di Juventus e Atalanta. Purtroppo faccio il laziale adesso. Giocherai un derby normale se la Juventus dovesse vincere. Se la Juventus non fa i punti sabato, scendiamo con i coltelli. Che volevamo già peggio. Ne trovano però stavolta, ce ne in pochi. Beh, molto importante è pure l'anticipo di venerdì per noi, perché c'è comunque un Napoli-Inter molto delicato ed importante per la classifica della Lazio. Marcoli, sta Napoli stasera pure l'Inter. Io penso che a meno che non la seconda parte del campionato cambi qualcosa. No, Napoli ha per me mi fatto devo fatica, fatica. considerare. Io il Napoli l'ho classificato dal quarto in giù. Sì, tanta fatica. E però Anzi, ti dirò, a un certo punto quando c'era da riprendere la partita, io ho visto gli ultimi, dopo il gol di Frella, andavano a due all'ora come se stavano già ancora a vincere, c'è qualcosa che non quadra e non credo che sia questione fisica. Boh, è strana. Beh, per quanto riguarda invece ritornando al derby, beh, una delle chiavi secondo me può essere comunque
attaccare la Roma, non permetterle di impostare fin da subito comunque l'azione, ma attaccarla, perché poi quello che ha fatto un po' l'Atalanta nel secondo tempo l'ha messa alle strette. La Roma in queste circostanze paga dazio eppure abbastanza, perché il gol prima o poi lo prende, mentre invece magari ecco dei ritmi un po' più lenti secondo me possono favorire pure le loro giocate, questo diciamo questo loro motivo tattico di lanciare Sala in profondità, o piuttosto magari Perotti che prova la giocata. Quindi sì, Antonio, però per attaccare la Roma, aspetta Alberto, vai Andrea, attaccare la Roma, quindi salire di baricentro, ho paura che è il gioco loro, perché loro poi sanno benissimo, come sia il loro mister che sia qualcuno in campo, che è una partita che la bellezza non conta, ma conta il risultato. E quindi attaccarli loro avrebbero più spazi, quindi tu appena sbagli loro ti ripartono, e le ripartenze loro sono molto micidiali, o almeno certo se poi l'attaccare nostro porta a due gol, sì, segnare. Però non parliamo di derby, Andrea. Cercavo parliamo più di magari sì, di dire questo, perché comunque Antonio ha centrato la partita di ieri sera della Roma, perché Pescara i primi 20 minuti, mezz'ora l'ha lasciati tranquillamente giocare con 20 metri di spazio ogni giocatore e l'hanno massacrato. Pescara lui. Ha capito, però come il Pescara ha cominciato a spingere un po' loro sono in difficoltà. Beh sì, ma il no, Pescara ha avuto diverse occasioni anche per il 3-3. No, il Pescara è andato anche vicino al 3-3 giocando in questo modo contro la Roma, quindi con una qualità sicuramente diversa rispetto a quella del Pescara, secondo me può essere comunque questa una chiave tattica, senza togliere comunque nulla a questa analisi, perché comunque sì, la Roma potrebbe pure approfittare di spazi lasciati così in contropiede, però non so, secondo me mi sento più che secondo me questo derby si può vincere se la si attacca, perché è dimostrato, va in difficoltà, subisce comunque molti gol e secondo me questo può essere un buon modo per avere la meglio. Domanda. In questo momento se immagino lavoro con la mente, credo che il mister sia su qualche televisore con DVD a studiare. Sicuramente sì. Vorreste perdere attaccando o vorreste perdere difendendo? No, non vorrei mai perdere. Quindi vabbè. No, secondo me non riesco a fare sto ragionamento, Alberto, sono sincero, nel senso io confido molto sulle idee del mister, secondo me ci riserverà molte sorprese, di più di quelle che pensiamo noi, perché comunque sia non è una partita come le altre, e lui tutte le partite fino ad ora le ha preparate in maniera eccellente, è sempre stato perfetto, quindi secondo me ci sorprenderà anche nell'interpretazione della gara. Ora non ti so dire come, io ho una mia idea che la Lazio, se riuscisse a tenere più alto possibile il livello di intensità e di agonismo, sono le chiavi per scardinare la Roma. Ora non so se attaccandola o difendendola, però di certo per me sull'11 iniziale il mister qualche cambiamento lo farà e in credo De Rossi. Ma non lo sai che no, forse marcatura. Guarda, forse per la prima volta di tutti gli 11 della Lazio per me nessuno ha la maglia già segnata in questo momento, forse tranne Biglia e Immobile. Ma il resto, secondo me, nessuno parte con già la titolarità della maglia nella Roma, con la partita contro la Roma. Beh, insomma, ci sono alcuni che fino adesso hanno sempre giocato comunque. Ma credo che Marco ha iniziato a usare le stesse cose che usa Alberto. Ah ok. No, perché non smetto, no, io ho passate. Considera Milinkovic e Savic, a parte la prima con l'Atalanta, poi l'altra le ha fatte tutte, quindi ci sono ma Parolo è inamovibile. Ci sono alcuni giocatori che lui fa giocare sempre, lo stesso Lulic. Sì, anche Felipe Anderson non se n'è mai privato, anche in una circostanza come quella di ieri, quindi sì, ha degli uomini di cui secondo me credo si fidi ciecamente, che non difficilmente penso cambierebbe.
è stato chiarissimo sabato. Quindi ha detto che i migliori vanno in campo, per lui i migliori sono quelli che hanno giocato sabato. Tolta qualche cosa da rivedere un attimo, perché naturalmente De Vrij è uno dei 12, non degli 11. Quindi il tridente non snatura, non... ho letto formazioni del 4-4-2, di arretramenti, senza Keita, non lo farà, giocherà col tridente, i tre davanti no. Anche io sarei impazzo a rinunciare a tre giocatori così davanti, e non farei mai, soprattutto contro la Roma. Beh, giocatori che mi possono saltare l'uomo. Contro la Juve è vero che Keita era ancora in una situazione particolare del post ritiro, però comunque sia con la Juve Keita non è partito titolare e ha messo Lulic a fianco di Immobile e di Anderson, perché comunque sia in quel momento affrontava magari una squadra nettamente più forte della Lazio e pensava che bisognava adottare questa soluzione. Un'altra nota positiva del nostro allenatore: riesce a mettere i suoi sbagli, la linea più cambiato. Ma no, l'ha spiegato lì, Keita veniva, che non stava bene psicologicamente, le prime due partite gliel'ha fatto esaltare, l'ha spiegata questa cosa, non è mai partito titolare, il mercato era ancora aperto e lui era ancora in ballo. Sì, pare una Lazio che comunque cercava ancora le sue certezze e l'assetto migliore, poi man mano. E poi considerate che, eccezione fatta per il portiere, questa è la terza partita che gioca con gli stessi giocatori, perché secondo me lui ha capito che con questi 11 lui riesce a fare quello che dicevo prima, passare dal 4-3-3 al 3-5-2 nella stessa partita, mantenendo gli stessi 11 senza fare cambi. Quindi secondo me per lui questo è fondamentale e non è poco. Sì. Scusate, per cambiare un po' l'argomento, pure per spezzare, se no arrivo che sono a molla domenica, se no c'ho un vuoto un attimo, stavo pensando. Allora, un attimo, per decidere gli argomenti della trasmissione, però Andrea devi venire qua. Se no, stavo immaginando un attimo il calendario, mi è venuto un dubbio. Sì. Ma qua io abbiamo giocato a casa o fuori? No, veramente io all'Olimpico, dormiva. Mi sa che le sostanze che prende Alberto le stai usando tu. Anche la prima abbiamo fatto a Bergamo, 27 quindi. Agosto, ore 18, Stadio Olimpico, Lazio Juventus 0-1. Sì, giusto. Ah, ma grazie. 1-0. Giusto. Spettatori? Hai detto bene. Come è questo per cambiare argomento? No, era come mo cedevi perché ti era venuto sto dubbio in base a cosa? No, è bella, la mente mia già viaggia, io già sto pensando ad altro. Lasciamo stare, poi lo dico da lunedì poi. Rapido giro. Chi per voi può essere l'uomo decisivo di domenica? Parto da Gianfranco. Allora, aspetta, vediamo. Cristiano Lombardi. Ok. Io se posso, devo prendere questa come risposta o certo. Okay. Tecnica questa. Ah, ok, tecnica, ok, perfetto. Beh, io dico Parolo, perché mi aspetto, cioè non ha ancora segnato, il che è strano, perché comunque uno come lui ci aveva abituato già 3-4 gol a questo punto della stagione. Quindi non so, questo presentimento che questo gol non arrivi, perché io non parlo soltanto di gol, io parlo proprio come prestazione anche con te Gianfranco. Lo so che tanto la risposta non cambierebbe, però intendevo chi può essere l'uomo decisivo della partita. Sì, ma anche, cioè, lo associo a entrambe le circostanze, sia come marcatore che come prestazione comunque. È vero che quest'anno il ruolo di Parolo è leggermente modificato rispetto agli anni passati, sì, quindi di un'importanza estrema comunque. Però a questa Lazio effettivamente mancano un po' i gol di Parolo, è vero. Per te Alberto, chi potrebbe essere un uomo? Io concordo con Antonio, e stavo dicendo anch'io Parolo. Dal Fantacalcio ce l'ho tutte e due, sabato e domenica non ho messo Parolo, ho messo Savic, e domenica metterò Parolo al posto di Savic. Per te Andrea? Su Parolo sono d'accordo pure io, però io dico Keita, che non è ancora mai stato determinante in un derby, quindi magari è ora, e magari farmi un gol come lo fece al derby primavera. Eppure Immobile, la sua il suo digiuno di non gol che si è prolungato, mi ha fatto molto contento ieri. Sulla traversa ce l'ho buttata io. Perché significherebbe segnare domenica. Quindi uno dei due.
La penso come te su Immobile, guarda, sono abbastanza sincero. Ma io... Mi preoccupa, Marco. Lo so, però l'ho pensata come lui quando ho visto ieri Immobile, che ha detto meglio aspettiamo, perché magari fosse proprio lui l'uomo che possa spezzare l'equilibrio domenica prossima. E...